Una bellissima serata qui a Bairo con un bel concerto e la presentazione di un progetto. Sì, questa sera sono veramente orgoglioso di aver portato il concerto della banda musicale di Cornier qui in piazza Bairo, dove, se potete sentire, abbiamo portato anche quello che è un'arietta, diciamo, in queste giornate così afose, che probabilmente questa sera non c'è un grosso afflusso di pubblico anche per queste temperature, diciamo, un po' fuori luogo per essere nel mese di giugno. Sono orgoglioso perché è riuscito una bellissima serata con una partecipazione e una serata non soltanto dedicata al concerto ma anche dedicata al sociale, e questo mi fa, ne sono veramente grato per poter aver fatto questa, diciamo, serata a Bairo. Prossimo evento in programma? Mercoledì 3 luglio in serata, diciamo, c'è la prova di campionato canavesano podistico, dove la nostra, diciamo, squadra, la Podistica Bairese, organizza come di consueto tutti gli anni. Sarà il terzo giro del mulino di Bairo e sarà programmata verso le ore 20:30, che ci sarà una gara agonistica e anche una gara riservata, diciamo, ai camminatori per poter ammirare le bellezze naturali di Bairo. Questa sera verrà presentato un nuovo progetto intitolato Specialmente. Di cosa si tratta? Allora, Specialmente è un progetto dell'associazione Per Aspera e si tratta di sport unificato. Quindi nasce dall'idea mia e di Rossana, che siamo due mamme speciali, ci piace definirci in questa maniera, e stiamo lavorando per portare in canavese lo sport unificato, che è praticamente fare sport ai nostri ragazzi disabili insieme a dei ragazzi normodotati. Quindi sono già partiti due progetti, che è dove ci sono i nostri figli, e uno è il nuoto e l'altro è l'atletica su Ivrea, quindi con l'allenatore canavesani e con la FIDAL Atletica di Ivrea, e ci speriamo di continuare, diciamo, a raccogliere consensi da altre società sportive e anche da altri ragazzi, insomma. I progetti saranno itineranti, quindi adesso sono partiti su Ivrea, però si sposteranno anche in altri paesi del canavese? L'obiettivo è sicuramente quello, cioè partire da Ivrea per poi espanderci su tutto il territorio, perché è un discorso chiaramente che si può fare, ma bisogna chiedere un po' quella che è la disponibilità di ogni società sportiva e iniziare, insomma, si tratta di questo. Quindi viene fatto in collaborazione con le società sportive? Le società sportive, sì, le diverse società sportive devono chiaramente aderire a questo progetto e quindi accettare di, come dire, di mettere all'interno del loro team il discorso dello sport unificato, che parrebbe una cosa scontata, ma in realtà non lo è, perché spesso la disabilità non è a porte aperte, e soprattutto per quanto riguarda lo sport ci sono alcuni sport che in realtà non accettano questo tipo di discorso, per cui dobbiamo un attimino abbattere qualche muro, questo sicuramente. Di cos'altro si occupa l'associazione? L'associazione di per sé è anche, diciamo, educativa e pedagogica, nel senso che il presidente, che si chiama Stefano Ciocca, si occupa da molto tempo di sport e inclusione e lavora con questi ragazzi disabili anche a livello individualizzato. Noi invece abbiamo voluto creare una cosa un pochino più allargata, tanto che da un mese a questa parte abbiamo aderito al programma di Special Olympics, che è comunque un movimento internazionale che dà la possibilità a ragazzi e adulti anche con disabilità intellettiva di poter partecipare a dei giochi o delle competizioni. Grazie.